Telespettatori di Video 33, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo questo telegiornale con la cronaca. I vigili del fuoco di Sette Corpi sono impegnati nello spegnimento di un grosso incendio scoppiato poco dopo le 11 al Lanerhof di Villa Ottone, lungo la strada statale per la Valle Aurina. Stando alle prime indiscrezioni, il fuoco avrebbe avuto origine nella stalla del Maso. Almeno un centinaio di pompieri volontari di Villa Ottone, San Giorgio, Molini di Tures, Gais, Campo Tures, Caminata e Brunico sono in azione per spegnere le fiamme che hanno trovato facilesca nel materiale infiammabile presente nella struttura. Cambiamo argomento. Per non ripetere l'errore commesso nel 2012 legato allo scandalo dei vitalizi d'oro dei consiglieri regionali, i Verdi hanno elaborato una serie di proposte che hanno presentato questa mattina. Vediamo. 7 punti cruciali per non ripetere in futuro gli errori commessi in passato in merito allo scandalo dei vitalizi d'oro dei consiglieri regionali. Il tutto è elaborato dai Verdi che nella mattinata odierna hanno illustrato gli emendamenti con proposte di legge che riguardano nel dettaglio l'introduzione di criteri di calcolo basati sui contributi versati, l'età pensionabile, il tetto massimo e il divieto di accumulo di vitalizi, la limitazione del principio degli anticipi e la riduzione dei vitalizi. Innanzitutto fissare per tutti l'età dei 66 anni come età per andare in pensione, nessuno sconto, nessun anticipo, anche perché abbiamo calcolato che se uno va a 60 anni anche con lo sconto del 3% però ci guadagna comunque, cioè prende di più che se non andasse a 66 anni. Poi introdurre nel sistema dei vitalizi e anche degli anticipi il criterio dei contributi pagati, tutti i cittadini, e noi diciamo che i consiglieri e i politici devono essere trattati come tutti i cittadini. Tutti i cittadini hanno il sistema contributivo, cioè prendono una pensione proporzionale ai contributi che hanno pagato. Non è possibile che solo i politici prendano pensioni sulla base solo di diritti acquisiti da leggi e non da contributi. Nell'occasione sono intervenuti anche Brigitte Foppa e Hans Seiss. I due esponenti hanno sottolineato che la legge che sarà votata la prossima settimana presenta numerose lacune. Proprio per questo motivo è stata richiesta una tabella di simulazione relativa alla posizione dei vari consiglieri che ancora oggi non è stata consegnata. Questa tabella ancora non c'è arrivata e non c'è arrivata non perché non c'è, ma perché il presidente Molter ha detto che la sta discutendo con gli interessati, cioè con i vecchi consiglieri. E questo non è accettabile perché qui è una questione politica e di interesse pubblico e non è una questione di mercato delle vacche con i vecchi consiglieri che continuano a mantenere un atteggiamento che a noi sembra scandaloso. L'inaugurazione del museo della cripta realizzato alla base del Monumento alla Vittoria non si terrà domani, 27 giugno, una data che era stata indicata al termine di un vertice dal commissario del governo Elisabetta Margiacchi insieme al presidente della provincia Arno Compacer e al sindaco di Bolzano Luigi Spagnolli. Ma siccome fino ad oggi l'amministrazione comunale non è riuscita a trovare un giorno condiviso per poter avere all'evento il ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini, si è deciso di far slittare il tutto. Il primo cittadino bolzanino parlerà con il commissario del governo per cercare di chiarire quando il ministro potrebbe essere presente. Se così non fosse, l'inaugurazione si terrà comunque entro e non oltre la metà di luglio. Ancora non c'è niente di ufficiale, ma qualche indiscrezione dalla capitale lascia intendere che anche quest'anno il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, assieme alla moglie Clio, trascorrerà un periodo di vacanze, presumibilmente tra la fine di luglio e i primi di agosto, tra le Dolomiti di Sesto e precisamente all'hotel Bad Moss in Val Fiscalina, dove l'anno scorso soggiornò un paio di settimane a partire dal 21 luglio. Dal Quirinale non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale, bocche cucitissime anche a Sesto Pusteria. Il titolare del Bad Moss, Erwin Lanzinger, non si sbilancia, ma si augura che Napolitano decida di tornare a trascorrere le sue vacanze nel suo albergo a Sesto, dove lo scorso anno ci fu anche un incontro con l'allora presidente della provincia, Luis Durnwalder. Cambiamo argomento. Firmato l'accordo con la Fondazione Teatro, l'ex direttore Manfred Schweighofer ha ottenuto un risarcimento sui 100.000 euro, riconosciuto anche il danno d'immagine.
concluso con un risarcimento che si aggira sui 100.000 euro il contenzioso tra la Fondazione Teatro di Bolzano e l'ex direttore Manfred Schweighofer. Come ci si ricorderà, l'ex direttore Manfred Schweighofer alla Fondazione aveva proposto di rimanere come direttore per altri 18 mesi, ma con uno stipendio ridotto di 125.000 euro all'anno lordi contro i 198.000 percepiti fino a quel momento. Preso atto del rifiuto del direttore e regista, il CDA aveva deciso di ritenere conclusa la trattativa. Schweighofer quindi aveva deciso di abbandonare la fondazione dopo 12 anni, avviando però una causa risarcitoria chiedendo 430.000 euro come buona uscita, sostenendo che il contratto che lo legava all'ente era da considerarsi a tempo indeterminato. Il giudice del lavoro Francesca Muscetta aveva avanzato una proposta di conciliazione, proposta che ora è stata accolta e nell'ambito della quale è stato riconosciuto anche il danno d'immagine nei confronti del professionista. E torniamo alla cronaca, è stata la rottura di un ovulo di cocaina introdotto nell'intestino a provocare la morte nel bagno dell'aeroporto Marco Polo di Venezia del 44enne bolzanino Stefano Gavioli. Era appena sceso dall'aereo proveniente da Lisbona quando ha iniziato ad accusare dei dolori lancinanti allo stomaco. Si è diretto nei bagni della zona Arrivi, ma una volta raggiunti si è accasciato privo di vita. In tutto 90 gli ovuli di cocaina, circa mezzo chilo di polvere bianca trovati nel corpo del bolzanino. Sull'accaduto indaga la polizia, che ora dovrà cercare di capire a chi era destinata la droga che il 44enne Gavioli aveva tentato di far entrare in Italia. Ed è stata probabilmente l'eccessiva agitazione a tradire un 23enne meranese fermato nel corso di un normale controllo da una pattuglia dei carabinieri. È successo verso l'una nella zona di Santa Maria, quando il giovane alla guida di una Fiat Panda è stato fermato per un controllo. Visto il comportamento alquanto sospetto, i militari dell'arma della stazione di Cermes hanno deciso di compiere una specifica perquisizione che ha dato esito positivo. Infatti a bordo i carabinieri hanno rinvenuto alcuni grammi di marijuana, mentre addosso al giovane disoccupato hanno trovato 200 euro in contanti. I militari hanno così deciso di effettuare una perquisizione domiciliare, scoprendo nell'abitazione del 23enne oltre 600 grammi di erba, due bilancini di precisione e materiale vario per la coltivazione della cannabis. Il meranese è stato così trasferito in carcere a Bolzano, mentre tutto il materiale e la droga è stato sequestrato. Nella mattinata odierna il presidente della Corte d'Appello Renzo Paolo Pacher ha illustrato i dati del progetto denominato Nuova Giustizia. Sono ottimi i risultati raggiunti nell'ambito del progetto sociale Nuova Giustizia, mirato allo sviluppo e al miglioramento dei processi lavorativi della Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano. Oltre al nuovo sito web e la carta servizi, si è giunti ad una positiva ottimizzazione organizzativa, senza dimenticare il settore legato alla tecnologia e alla comunicazione. Questi progetti delle buone pratiche hanno come obiettivo quello di sensibilizzare gli operatori di giustizia, sia personale magistratuale che amministrativo, che la qualità e l'efficienza sono importanti e così come un'azienda privata si pone sul mercato cercando di aumentare qualità e ridurre costi, anche un ente pubblico e quindi un ufficio di giustizia fa la stessa cosa e comincia a farla. Questi progetti hanno dato dei risultati anche a livello nazionale, ormai oltre 200 uffici giudiziari sono stati coinvolti e quindi c'è questo progredire, questo cambiamento graduale verso la migliore comunicazione e la migliore efficienza ed efficacia. Domani sera alle 20.30 nella sala polifunzionale di Oltrisarco si terrà l'appuntamento 1914-1918 Sentieri di guerra, canti di pace per il centenario della Grande Guerra. Dopo i saluti del presidente del sodalizio Giorgio Gaier, del sindaco Luigi Spagnoli e del generale di corpo d'armata Italico Cauteruccio, verrà proiettato un filmato storico con accompagnamento musicale del coro Laurino di Bolzano. Di seguito è previsto un intervento storico sulla Grande Guerra e verranno letti alcuni brani da Un anno sull'altopiano di Emilio Lussu. L'appuntamento è, come detto, per domani, venerdì alle 20.30, nella sala polifunzionale di Oltrisarco a Bolzano.
E potrà brindare alla grande Lucas Hofer, calciatore dell'Ana, al quale sono state consegnate 27 casse di birra Force. Si tratta dell'epilogo di un'iniziativa che la casa produttrice di birra ha ideato assieme al sito mobile www.fubas.it. L'azione si intitola Una cassa per ogni gol e premiava il giocatore che avrebbe segnato più reti nei campionati indicati dal sito. Con appunto 27 gol ha vinto Lucas Hofer, che condividerà a garantito questo suo premio con i suoi compagni di squadra, assieme ai quali ha di recente conquistato il campionato di prima categoria, organizzando una festa. Singolarmente il premio gli è stato consegnato da un suo omonimo, l'event manager di Force, anch'egli Lucas Hofer. E con questo è tutto per quanto riguarda la prima parte del TG, ma rimanete con noi perché subito dopo un brevissimo break torneremo in studio per occuparci di sport. Un ristorante dove puoi scegliere sul momento la pietanza e come farla preparare a Bolzano non si era ancora visto e sbarca in città direttamente dall'esperienza di successo nella Grande Milano. Se poi ci metti che puoi riempire il piatto quante volte vuoi senza aggiungere un euro, è chiaro che bisogna provare il nuovo ristorante Duca almeno una volta. Ben 400 posti nella raffinata sala interna dove poter scegliere tra cucina cinese, giapponese, cubana e italiana. Pesce e carne freschissimi, un'infinita varietà di contorni crudi o cotti che fanno bella mostra di sé in attesa di essere scelti dai commensali. Tutto questo fa del ristorante Duca il luogo ideale per la pausa pranzo, ma anche per una cena a due o in compagnia. Ristorante Duca, la nuova oasi gastronomica proprio di fronte alla Fiera di Bolzano. Dental Tours Prague. Il nostro obiettivo è di consentire ad ogni cittadino la cura dentaria necessaria, riducendo al minimo i costi, naturalmente senza rischi. Tutte le visite, come tutte le prestazioni di garanzia, verranno effettuate in Alto Adige. Siate fiduciosi del nostro concetto, come tanti altri pazienti prima di voi. Dental Tours Prague. Non importa se nel nostro studio a Campo Tours o a Praga, da noi il vostro sorriso è in buone mani. Eccoci giunti allo sport, ci occupiamo di nuoto, c'è anche l'altoatesina Lisa Fischneider tra i 41 atleti convocati ai campionati europei di nuoto dal direttore tecnico azzurro Cesare Butini, in programma dal 18 al 24 agosto a Berlino. La Caldarese è l'unica nuotatrice regionale convocata per la rassegna continentale nella capitale tedesca e questa chiamata conferma il suo valore e i progressi fatti. Da ricordare che ai recenti campionati italiani Lisa Fischneider ha stabilito il record italiano sui 50 metri rana e sui 100 in vasca corta. Passiamo al calcio, è quasi tempo di ritiri estivi. In Alto Adige, in Valpusteria, arriveranno Torino, Rubin Kazan e Sparta Praga. In Varridanna, invece, l'Hellas Verona. Anche quest'anno alcune grandi squadre di calcio italiane di Serie A e B ed alcuni club stranieri hanno scelto come meta per il loro ritiro precampionato l'Alto Adige. Sarà la Valpusteria a farla da padrone, ospitando infatti i ritiri di Torino, Sparta Praga e Rubin Kazan. Non ci sarà la Roma di Capitan Totti, che per diversi anni ha svolto i ritiri proprio in terra pusterese. Quest'anno l'associazione turistica ha deciso di puntare più su squadre dell'est Europa. Così ecco la scelta di avere a Riscone la formazione della Rubin Kazan e Sparta Praga. I primi ad arrivare in Valpusteria dal 29 giugno all'8 luglio saranno i campioni della Repubblica Ceca, che domenica 6 luglio giocheranno un'amichevole contro la Dinamo Mosca. Dal 16 al 30 luglio sarà la volta del Torino di Giampiero Ventura. Nel fresco di Riscone i giocatori granata completeranno la preparazione in vista dei preliminari di Europa League. La squadra sarà ospitata all'hotel Royal Hinterhuber. Due le sessioni di allenamento giornaliere, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19. Tre invece
duello amichevole in programma. Domenica 20 luglio contro un avversario ancora da definire, giovedì 24 luglio contro il Rubi Kazan e domenica 27 luglio contro il Teramo. Quasi in contemporanea con il Torino raggiungerà Riscone anche il Rubi Kazan, ospite dell'Hotel Majestic dal 17 al 31 luglio. In Varridanna dal 19 luglio al 3 agosto invece ci sarà l'Hellas Verona, che ha chiuso il campionato al 10° posto, un risultato più che lusinghiero, grazie anche ai super gol di Luca Toni. Ed è tutto anche per quanto riguarda lo sport, ora spazio alle previsioni meteo. La webcam che vedete è quella di Racines. La giornata è iniziata con cieli limpidi e un ampio soleggiamento. Nel corso della mattinata si sono formati i primi cumuli che aumenteranno nel corso del pomeriggio. A parte qualche rovescio locale, il tempo dovrebbe tuttavia mantenersi in prevalenza asciutto. Durante la notte gli annuvolamenti si dissolveranno nuovamente e le eventuali precipitazioni cesseranno. Venerdì mattina il sole si alternerà alle nuvole che saranno generalmente presenti a sud della provincia. Il pomeriggio sarà variabile con tratti soleggiati e cumuli, non ci saranno precipitazioni diffuse, ma rispetto alla giornata odierna la probabilità di rovescio aumenterà. Nelle valli i venti saranno locali e di origine termica, solo in prossimità dei rovesci potranno esserci forti raffiche, in montagna soffierà ancora un debole vento da ovest a sud-ovest. Venerdì il sole sorgerà alle 5:24 minuti e tramonterà alle 21:11, la luna non sarà visibile in quanto domani sarà luna nuova. E siamo giunti anche al termine. Prima di salutarvi volevo ricordarvi come sempre i nostri indirizzi internet www.video33.it, dove potrete trovare i nostri servizi, vedere in diretta streaming i nostri telegiornali e trovare tutti i nostri contatti. Vi ricordo anche il sito www.goinfo.it, dove potrete trovare notizie aggiornate. A me non resta altro che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vi ricordo che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale questa settimana sera alle 19. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif.